Siamo finalmente riusciti, no? Perché le connessioni oramai in questo periodo sono complicate. Prima riuscivamo a fare tramite i video che hanno funzionato benissimo e continuano a viaggiare benissimo. Allora, partiamo con un tono quasi di intervista giornalistica, no? Abbiamo già fatto qualcosina in radio rispetto a questa cosa. Ti chiedo subito, sei una partita IVA, oltre ad essere un artigiano, un bottegaio, no? Uno che ci ha dato dei consigli fino ad ora sulla barba, i capelli, e dirlo da parte mia con questa è il massimo. Allora, cominciamo a dire delle cose, no? Cominciano ad arrivare alcuni piccoli segnali per voi, partite IVA. È importantissimo. Soprattutto dal punto di vista proprio emotivo, no? Ovviamente 600 euro, l'abbiamo detto, ci dirai anche tu, sono poca cosa, però il fatto di sentire lo Stato, no? Tutti noi partecipe di una difficoltà che a voi più di altri vi opprime è già un segnale importante, vero? Anzitutto buongiorno. Sì, allora partiamo diciamo da quello che era il discorso dell'aiuto dello Stato, delle 600 euro. Ieri questi benedetti 600 euro sono cominciati ad arrivare, tant'è che qualche mio collega ha scritto su un gruppo che noi abbiamo che gli accrediti sono stati fatti sui loro conto correnti. A me ancora no. Però, no, perché ti ho detto questo? Ti dico questo perché. Perché praticamente il modo di affrontare la cosa, no? Diciamo, con la fiducia, perché non mi sono arrivati, ma fino a venerdì loro daranno i soldi. Quindi io da qui a venerdì li avrò, in quanto la pratica è stata presentata, ho avuto il mio esito positivo tramite la mail, quindi io sono tranquillo sotto questo aspetto. A differenza di qualcun altro che magari comincia a mugnare, eccetera, eccetera. Invece ho voluto sottolineare il fatto che anche qualche piccolo granello per lo Stato c'è e sta cominciando appunto a darci questo aiutino. Io non mi soffermerei però soltanto alle 600 euro, perché anche il blocco di tutte quelle che sono le nostre spese vive sono un grandissimo aiuto. Parliamo del fitto, parliamo dei mutui e quindi quello che si può fare oggi, lo Stato è quello che è l'Italia, è quello che è, lo sapevamo, a prescindere dal coronavirus, ci lamentiamo. Quotidianamente di quelle che possono essere dei servizi più o meno erogati, qualitativamente discutibili. Però in questo momento io il bicchiere lo vedo mezzo pieno. Piccola Sì. pausa subito, così inframmezziamo, no, qualche diciamo, consiglio con queste considerazioni, poi ci ritorniamo alla fine. Giorgio, questi piccoli consigli che ci stai dando in questi giorni, e ti ringraziamo noi veramente, e chiudiamola qua con le piaggerie, hanno caratterizzato, no, io ho sentito anche fra sfottò, no, perché beh, per fortuna riusciamo a metterci anche un pochettino di ironia, no? Ripeto sempre lo sfottò è alla mia situazione, no? Io ho visto, no, che una delle cose fondamentali è proprio questo discorso dell'utilizzo della cura quotidiana, no? Già abbiamo visto anche con i tuoi figli vestirsi per andare, no? Davanti alla didattica a distanza è una forma importante. Cominciamo proprio con le pelate. Faccio uso, diciamo, personale del mezzo, no? E Sì. quanto è importante utilizzare, per esempio, no, degli idratanti anche, oppure, ci dai qualche consiglio a noi meno Certo. fortunati? Benissimo. Noi dobbiamo considerare anzitutto che la cute non è come la pelle, quindi la cute, cioè dove crescono i capelli, ha una idratazione differente rispetto alla pelle. Dove crescono o crescevano. Dove erano predisposti a farlo. Per cui no, tu devi considerare che in natura è un tratto del nostro corpo abituato a essere coperto dalla peluria, quindi dai capelli. E quindi l'esposizione al sole naturale può creare, se non viene, diciamo, correttamente idratata, delle irritazioni oppure della pelle secca. Infatti, tante volte capita, pur non avendo i capelli, uno dice: ho la forfora. Appunto, perché magari è una desquamazione della cute o magari è un soggetto che beve poco e quindi si può avere questo tipo di problematica. L'idratazione è importante sempre,
È come un campo che va coltivato, no? Senza acqua. E quindi, considerando che il nostro corpo nell'80% è formato da acqua, in alcuni punti che viene a mancare, noi, grazie all'utilizzo di idratanti, possiamo riuscire a ovviare. Pelata. Per quanto riguarda la pelata, no? Noi, hai visto pure tu nel mio negozio, tante volte. Avendo a che fare oggi con degli strumenti che ci aiutano diciamo, nello svolgere il nostro lavoro, no? Mi soffermo su quelli che sono i prodotti da barba. Oggi, grazie al fatto che bisogna squadrare le barbe, una volta si faceva il pizzetto tutto squadrato, allora le aziende hanno pensato bene di sostituire la classica schiuma a un prodotto che dà la possibilità di rasare, senza creare, diciamo, proprio dolore sulla pelle, grazie a questi prodotti che ti facevano vedere dove tu, diciamo, con la lama andavi ad operare per avere una precisione massima. Ecco, nel caso della pelata, però, io preferisco sempre la schiuma, perché oltre a quell'idratazione che noi stiamo dicendo, il fatto proprio del pennello e quindi del massaggio che noi tramite le nostre dita attraverso il pennello riusciamo a fare sulla superficie, ecco, definiamola così, perché parte dalla barba, però adesso stiamo parlando di una barba un attimino più. Stai sfottendo comunque, si vede Magari. dal ghigno, stai sfottendo, ecco. Magari. Quindi, no? Quel formicolio che noi con le nostre dita, tramite appunto il pennello, riusciamo a dare è un massaggio naturale appunto per arare e quindi preparare quello che è il terreno dove noi andiamo poi ad adoperare, quindi a radere. E quindi io direi schiuma sempre. E anche tempo, no? Cioè, più lo Sì, facciamo questo lavoro di assolutamente. massaggio. La schiuma bisogna essere attenti a non farla seccare, quindi deve essere una bella panna vaporosa, dopodiché possiamo andare a radere tranquillamente con i rasoi classici. Noi non abbiamo né la tua arte e né i tuoi mezzi. Che Sì. tipo di lametta ci consigli per noi pelata? Allora, questo andiamo. Allora, la qualità della lama lascia il tempo che trova in questo caso, perché la qualità della lama si può discutere in questo se è un soggetto professionista ad adoperarsi sulla tua testa, e quindi perché ci sono delle lame e delle lame, te lo Certo. posso assicurare. Invece, per quello che riguarda il fatto che uno si possa radere da sé, io preferisco sempre utilizzare o dare il consiglio di utilizzare il classico rasoio da barba a 2 o 3 lame, che però abbiano l'accortezza della sicurezza nell'utilizzo, e quello ce l'hanno rispetto alle nostre lamette che sono invece libere. Apro una piccola parentesi e ti coinvolgo. Una volta, sei venuto da me nel nostro negozio, no? A fare il tuo servizio, e ti ricordi, era una mattinata che ti ho detto: stamattina ci divertiamo perché non ho utilizzato il rasoio, ti ricordi? Non ho Vero, utilizzato il vero. rasoio da barba, bensì ho utilizzato il rasoio senza protezione. È un altro discorso, è Certo. inutile parlare. Anzi, per legge adesso non si possono più utilizzare i rasoi monolama, cioè quelli che la lama non si possono, non si cambiano, o meglio, lo potresti utilizzare però singolarmente, nel senso quello è solo tuo, io nel mio negozio evito questa cosa qua e quindi ho sempre le lame intercambiabili. Però raderti con quello io a lama viva, diciamo, no? Senza la protezione è un'altra cosa. Ultimissima domanda, che poi torniamo sul discorso delle partite IVA e del coinvolgimento. Mi piace che tu ci dia il tuo contributo sotto questo aspetto. Sempre un po' sfottò, un po', no? Diciamo, quanto anche importante, no? Riuscire il massaggio, sì, ma riuscire anche a rispettare, per esempio, la lama nello stesso utilizzo. È ovvio, no, che nel raderci tu ci hai già spiegato sulla barba, no, quanto è importante seguire il verso, e anche ovviamente in testa abbiamo dei versi, ma quanto è importante anche non solo buttare la lama, no, finita la pelata, ma anche come pulirlo. Allora, la pulizia del rasoio è essenziale, perché che cosa succede? Diciamo un 2 o 3 lame.
Quando uno va a fare una passatina, no? Sulla testa, allora tutti i peli che vengono tagliati restano incastrati tra una nave e l'altra. La pulizia è semplicissima, bisogna girare il rasoio e batterlo nel lavandino dalla parte proprio delle lame, la parte laterale naturalmente, non con le lame stesse, perché se noi battessimo con le lame stesse, sicuro si creano quelle micro lesioni sulla lama. E alza un attimino quella che è la lametta. Ti tagli, senza ombra di dubbio. Io ho visto un video nella settimana scorsa di un ragazzo che si è rasato da sé a casa, e quello che è successo sicuro, perché le striature erano chiare. Quindi magari battendo oppure utilizzando una lama più volte, il cosiddetto filo del rasoio si va a perdere. E quindi, ora, per quanto riguarda un rasoio, diciamo due o tre lame, a mio parere si può utilizzare massimo 3 volte, dopodiché va sostituito. Stiamo parlando comunque di un rasoio, ritornando all'igiene, 2 o 3 volte sulla stessa persona. Per Certo. l'interscambiabilità è da escludere a prescindere dal coronavirus. Perfetto. Allora, torniamo invece, no, cerchiamo di utilizzare la stessa ironia, ma parlando di cose ancora più importanti, no? Come recuperiamo un rapporto col concetto di Stato, no? Col concetto di comunità, no? Cioè è indubbio che chi ha avuto problemi prima, no? Qualche cosina, diciamo, qualche dimenticanza l'ha avuta, no? Quindi non... E soprattutto questo, diciamo, abbassamento, con tutto il rispetto, con tutti gli altri, diciamo, produttori e distributori di prodotti, no? Questo abbassamento di consumismo non ci può che fare bene a questa, no, società, lo diciamo da papà, noi da un po' di tempo ce lo distribuiamo. Come recuperare, secondo te, perché ci hai dato in radio due o tre considerazioni e pilloline, mi piacerebbe che lo riportassi anche qui per Crotone in forma. Certo. Dobbiamo sentirci, diciamo, più partecipi, no? Di quelle che sono anche le nefandezze dei nostri rappresentanti, che poi io ricordo ce li meritiamo sempre tutti, ovunque, per dunque. Certo. Allora, io dico sempre, no? Anche in qualche riunione che abbiamo avuto con dei colleghi, oppure quando si parla tra amici, che magari sono anche loro nella stessa nostra barca di partite IVA. Tante volte è successo sentirmi dire: porca miseria, mi è arrivata una cartella di Equitalia. Allora io, siccome dico ciò che penso senza peli sulla lingua, perché sono fatto così, Se non te poi li quando radi uno tu, i peli sulla lingua, chi se assolutamente, li... poi quando uno dice la verità, deve stare tranquillo. Dico sempre questa cosa io: guarda che arrivare una cartella di Equitalia non è un'estrazione al lotto, nel senso che hanno preso il numerino, Giorgio Faccioli, e mando una cartella. No, vuol dire che, in modo molto educato, come hai detto tu, hai dimenticato in passato di pagare qualcosa. Ora, stento a credere che uno non paghi l'IVA perché non ce la fa, perché l'IVA è il 22% di ciò che tu hai fatturato. Quindi vuol dire che se tu non sei riuscito a pagare quel tipo di tassa, vuol dire che magari il tuo incasso lo hai gestito in modo diverso, senza entrare in merito, Certo, no? Per certo. cui se tu decidi di andare per la retta via, ti rode vedere che dal tuo incasso devi pagare tutta questa cifra allo Stato, ma ce la fai. Ti può rodere, ma ce la fai. Se invece poi succede quello che abbiamo detto, vuol dire che appunto quelle cifre sono state destinate ad altro e poi ritornano, perché non è che si può dimenticare questa cosa, eh? No, 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 Ritornano. no, assolutamente. E fra l'altro è uno dei motivi per cui tu hai auto, diciamo, abbastanza normali, no? C'è chi invece poi... Assolutamente, sì. Perché, allora, purtroppo noi si vive nel mondo dell'apparire, parliamoci chiaro, no? Tu vedi sprecciare l'auto, la moto X, e quindi a questo soggetto gli hai dato, come vi posso dire, una certa importanza. Noi abbiamo delle auto normali, invece facciamo una bella vita. Altri fanno belle macchine, ma una vita a stento. Poi, ripeto, ognuno si gestisce come meglio crede. Io preferisco far conoscere il mondo ai miei figli,
mio hobby preferito è questo qua, viaggiare. Ogni anno riusciamo a ritagliarci il nostro viaggetto all'estero e quindi stiamo conoscendo una fetta di mondo. Quest'anno Avete conosciuto il mondo tecnologico? abbiamo conosciuto il mondo tecnologico perché non credo che dopo 2 mesi di chiusura, se tutto va bene, riusciamo a ritagliarci le nostre ferie. Però, ripeto, io il bicchiere lo vedo sempre mezzo pieno, no? Perché c'è sempre purtroppo chi sta peggio. Assolutamente, grazie Giorgio, continueremo, proseguiremo a fare questo viaggio, no? Fra pelo, contropelo, capelli, partite IVA e via dicendo, e poi con la promessa che tanto appena si riapre, mettiamo quella famosa telecamerina da Giorgio Style per buttarla invece soprattutto a ridere. E salutiamo innanzitutto i tuoi clienti pelati, i miei compari di Meren. Poi alla prossima puntata ti saluti gli altri, ok? Perché ho visto che non è che Sì. ne hai pochi, eh? Oh, no, no, no. Allora, clienti pelati. Ti rubo un po' di tempo. Come no, vai, vai. Allora, clienti pelato, praticamente, no? Che cosa succede? È la nostra vittoria, il Sì. cliente pelato. Sì, perché il cliente pelato è un servizio che può fare a casa, però viene nel tuo negozio e ti paga. E Confermo. questo, rispetto a quello che ti dicevo io, è la gioia di venire a condividere con noi un momento di relax. Perché altrimenti non credo che le persone stanno bene a buttare i soldi dalla No, no, finestra, no? no. Cioè, Poi tu. diciamo, la stiamo buttando a ridere ed è vero ed è importante, però abbiamo già visto oggi perché poi ci sono anche c'è la convivialità, c'è il fatto di stare insieme, ma c'è anche il fatto di avere cura, no, dalla cute, perché poi se ci mette mano Giorgio è un discorso, se ci mette mano Sì. Procolo è un altro tipo di testa. E già la mia, Giorgio, è quella che è, quindi in un altro valore. Grazie Giorgione. A presto per le altre puntate e gli altri consigli che ci vorrai dare. Grazie, bello, grazie. E un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato e che hanno la pazienza e la virtù di ascoltarci.